Ok, siamo qui con Stefano Cipressi, campione del mondo l'anno scorso, in che disciplina? In Kayak? No. kayak, canoa slalom, e ho vinto i mondiali a Praga nel 2006. Tu sei di Bologna e ti alleni qui a Casalecchio da quanto tempo? Come è iniziato? Insomma, spiegaci un po' come ti sei avvicinato a questa disciplina. Beh, ho iniziato con mio padre. Prima avevamo la sede distaccata giù al Ponte Lungo, che è nella zona di Santa Viola, nel quartiere Reno. Poi è una decina d'anni che ci siamo spostati qua al Lido di Casalecchio. E siamo in comproprietà con i canottieri, con il gruppo canottieri Brasimone. Noi siamo il Canoa Club Bologna, io ho iniziato per gioco sui fiumi qua della zona, infatti andavo sul Limento, sul Ah, che età? Panaro. Ascolta Ho Gianluca, iniziato fammi una molto cortesia, presto, adesso ho magari iniziato continuiamo. a 8 anni più o meno. Cioè andare sull'acqua ferma, forse ancora un po' prima, a 8 anni giù per i fiumi, ecco. Comunque uno sport sicuro, quindi puoi iniziare anche presto, vai a fare cose facili inizialmente. Poi piano piano con gli anni sono diventato professionista, sono entrato nel gruppo della Marina Militare, ora sono nel centro sportivo della Marina Militare e mi alleno comunque qua a Bologna, quasi tutti i giorni sono qua Quindi allenamenti tutti i giorni, Sì. quante La ore, mia come? giornata più o meno prevede la mattina in palestra e sono ospitato da una palestra qua, la Virgin di Casalecchio, e nel pomeriggio quasi tutti i giorni sono qui al Lido per fare l'attività in canoa. Ecco. Ok. Questa è la mia Ci puoi giornata. spiegare anche un po', perché appunto ci ascolteranno anche persone che non hanno mai sentito parlare, esatto, la differenza tra canoa e kayak, e sia come imbarcazione che come Certo. difficoltà, disciplina, Beh, certo. in Italia canoa e kayak si tende a generalizzare, si tende a identificare canoa e kayak la stessa cosa. In realtà nelle altre nazioni la canoa è quel mezzo dove si sta in ginocchio e si pagaia soltanto con un remo a una pala sola, mentre il kayak si è seduti e si pagaia con un doppio remo, sia a destra sia a sinistra si può pagaiare. In realtà le gare si fanno nello stesso procedimento, c'è due categorie, una è la canadese che si è in ginocchio con una pala sola e una è il kayak che si è seduti con la doppia pala. Oggi com'è andata la gara? Oggi Hai è andata molto vinto? bene, giocavo in casa, diciamo che non avevo grossissima concorrenza, c'erano alcuni ragazzi della squadra nazionale A, che sono gente comunque brava, io sono della squadra elite. Adesso invece ci sarà più concorrenza per le prossime qualificazioni, i prossimi impegni, Adesso il insomma. prossimo impegno è il 26-27 a Ivrea, che saranno le prime selezioni olimpiche. Lì insomma arriverò agguerrito e non so se riuscirò a combinare, E quindi ti vedremo poi, si ecco. spera, Si più spera alle avanti. Olimpiadi, sì. E poi a difendere magari il titolo più avanti, invece dei mondiali, Sì, tra quanto? quest'anno c'è solo Olimpiadi Il europee prossimo e il anno. prossimo anno si inizierà con i mondiali. Ogni anno, siamo una specialità che ogni anno abbiamo i mondiali, quindi c'è tanta possibilità di Ultima cosa, rifarsi. se volevi dire qualcosa per qualche ragazzo che si vuole avvicinare a questa disciplina, per invogliarlo o per Ma ci spiegare sarebbero un po'. tante cose da dire, la prima, che è una cosa che sto notando ultimamente, è comunque una leggera inconsapevolezza del fatto che comunque il fiume in questi ultimi anni si è molto rivalutato, sia dal punto di vista naturalistico, sia dal punto di vista anche dell'inquinamento. In realtà qualche anno fa effettivamente la situazione era un po' peggiore di adesso, adesso comunque il fiume è pulito, l'acqua è pulita, c'è stata fatta una grande operazione di risanamento delle acque e qua a Bologna, soprattutto in questa zona qua al Lido di Casalecchio, ma anche fino diciamo al centro città, c'è acqua che è di ottima qualità. E un'altra cosa, il discorso della sicurezza, alla fine noi facciamo canoa giù per i fiumi che può sembrare una cosa pericolosa, in realtà il rischio di farsi male è abbastanza ridotto perché come tutti gli sport difficili c'è tutta una serie di procedimenti, si arriva per gradi e ci sono tanti accorgimenti per far sì che questo sport in realtà sia meno rischioso di quello che sembra. Ti ringrazio e alla prossima, insomma. Bene.